La prima curiosità è che sapere innanzitutto la legge a che punto è quella sulla responsabilità degli esercenti delle professioni sanitarie. La seconda è perché si parli di esercenti delle professioni sanitarie e non ci sia una specificazione, per esempio, sul mondo infermieristico. Beh, questa legge ha fatto una scelta importante di campo, è rivolta a tutti gli esercenti la professione sanitaria. Si poteva utilizzare anche il termine operatori sanitari, ma non ci piaceva. Credo che la definizione sia molto più completa, e questo ci permette di coinvolgere in questa materia, in questa disciplina, non solo le figure tradizionali, ma quei medici, infermieri, eccetera, ma anche tutte quelle figure professionali che, ad esempio, col DL sulle professioni sanitarie verranno inserite all'interno del grande mondo delle professioni sanitarie. Altrimenti occorreva che tutte le volte che si accreditava una nuova figura, veniva inserita una nuova figura sanitaria, dovevamo ripartire e modificare il testo della legge. Sarebbe stata un'assurdità. D'altronde, a seconda delle proprie competenze, delle proprie professionalità, del proprio percorso di studio, ognuno deve sapere quali sono i propri diritti e i propri doveri. La legge parla di tutto questo. Per questo motivo non abbiamo inserito la parola infermiere, ma credo che sia un elemento di forza, non un elemento di debolezza. E poi la legge troverà piena attuazione con l'approvazione dei decreti attuativi, che sono in fase di elaborazione. Due sono già stati emanati, sono in fase di approvazione gli altri. Quelli che riguardano la parte assicurativa, molto importante, perché andranno a disciplinare i massimali, i bonus malus, la temporalità della copertura assicurativa, cioè l'ultraattività e la retroattività della copertura assicurativa, le forme di autoassicurazione, l'accreditamento delle imprese d'assicurazione e molte altre cose ancora. E poi i due decreti importanti del Ministero della Salute, oltre ai due che sono stati già approvati, cioè quello che riguarda il Sistema Nazionale Linee Guida, che una volta, diciamo, messo a regime, avrà il compito di elaborare e di aggiornare le linee guida a livello della elaborazione scientifica a livello nazionale e internazionale, e poi ovviamente il fondo di garanzia, che prevede elementi di tutela e di garanzia non solo per gli operatori sanitari ma anche per i liberi professionisti. Questa è una novità assoluta, perché forse non l'abbiamo ancora descritto, ma nel DL sulle professioni sanitarie abbiamo inserito un emendamento che permette a chi non potrà usufruire delle coperture assicurative delle strutture sanitarie, cioè i liberi professionisti, di avere una garanzia anche per loro e un aiuto economico durante la loro attività libero professionale. Una seconda considerazione rapidissima: è superato anche l'ostacolo di quella che gli infermieri definivano una sorta di soglia di sbarramento per le società scientifiche? Sì, è stata superata anche quegli aspetti. Credo che la circolare interpretativa emanata dall'ufficio affari giuridici del Ministero della Salute abbia chiarito con nettezza la possibilità che anche quelle società scientifiche, per esempio quelle nate all'interno del mondo infermieristico, possono pienamente essere operative e dare il loro importante contributo, perché dobbiamo ricordarci che ci sono linee guida che riguardano anche l'attività infermieristica, non solo quella dei miei colleghi medici, e questo io credo che sia un fatto di qualità. C'è stato un momento, un campanello d'allarme, un elemento di preoccupazione anche con la Presidente Mangiacavalli, ma siamo riusciti con la disponibilità del Ministero della Salute a trovare la giusta soluzione.